Non accetto il doppio pesismo nella lettura dei numeri. Non è che se ci sono dei numeri favorevoli al governo, quei numeri diventano un dogma, e se invece ci sono dei numeri come quelli dell'Istat di ieri sulla disoccupazione generale e giovanile che confermano e sono la cartina al tornasole di un fallimento sul mercato del lavoro da parte del governo, devono essere eletti nel lungo periodo. Faccio una proposta a Ermini, che conosco e che è molto amico del Presidente del Consiglio. Guardi, che se volete cambiare il paese, ad esempio ridando futuro ai giovani e alle nuove generazioni, guardi che basta fare una piccolissima cosa: anziché discutere settimana prossima di legge elettorale, che non frega assolutamente niente a nessuno, i nostri imprenditori non mangiano di legge elettorale. Volete cambiare qualcosa? Portate la riforma Fornero che voi avete votato, che la sinistra ha votato, e discutiamo su quella legge infame che ha causato e che è la causa principale di quella disoccupazione giovanile, perché ha bloccato, perché chi ha bloccato il cambio generazionale togliendo speranze future ai nostri giovani è quella legge che la sinistra ha votato e che oggi non ha il coraggio di portare in Parlamento per cambiare. Però